Ragazzi, eccoci qui con il mese di aprile e di conseguenza con il 65esimo episodio al volo. Prima di iniziare andiamo a chiamare il nostro ragazzo di oggi. Non c'è il mio cugino, non vi preoccupate, sennò la gente pensa male. Pronto? Michele? Eh? Sei Michele? Sì. Benissimo, come stai? Bene. Mi fa piacere, sai chi sono? Parto. Sì. Non ti sento, Michele. Avevo capito. Oh, avevi capito, benissimo. Allora, dato che non era uno scherzo telefonico, quindi tutto era fatto perché tu capissi. Dato che ci sarà il mese di aprile, cosa ti aspetti tu da questa Roma? Perché avremo l'impegno in Champions League, avremo il derby di Coppa Italia. Avremo la Juventus. Secondo me le vincerai tutte. Beh, magari. Più precisamente sarà questo il nostro mese di aprile, quindi Bayern Monaco, doppia sfida. Ovviamente non potevo spoilerare a Michele che avevamo eliminato l'Atletico, quindi sono rimasto sul vago, ho detto Champions League. Poi Atalanta e Palermo che divideranno le due sfide di Champions League, quindi sulla carta due partite che potranno farci preparare psicologicamente e anche tatticamente, nel senso che i giocatori potranno anche un po' riposarsi, interscambiarsi in quelle due partite. Poi derby di Coppa Italia di ritorno sarà Roma-Lazio e sulla carta, visti i derby di questa carriera, siamo leggermente favoriti. Tutto pronto. Limite verso l'angolano al volo col destro. Se dobbiamo uscire per un gol così, tanto di cappello. Attenzione a Kimmich, poi Lewandowski col destro, 2-0. Finisce qui. Bayern Monaco in finale. La rivincita, tutti dicono che vada preparata con calma, e è passato un anno da quell'eliminazione con il Bayern Monaco. Era la semifinale della Champions League 2016-2017, all'andata Roma-Bayern finì 1-0 in favore dei tedeschi, al ritorno vinsero 2-0, ma la Roma fu molto sfortunata giocando una gran partita. Stasera è diverso, stasera ci sono giocatori diversi, c'è una mentalità diversa, c'è una preparazione diversa. È passato quasi un anno, è il quarto di finale d'andata della Champions League, la Roma di fronte al Bayern per la nostra rivincita. Porta il pallone, Nainggolan aggressivo, poi Bacca, il destro da fuori con Martinez a mettere giù il pallone, poi trova Salah che può partire, velocissimo Mohamed, attenzione a Salah che ha messo in moto la velocità, al centro Bacca, il pallone è per lui, chiude Lam e poi arriva il gol del vantaggio della Roma, un'autorete da parte di Philipp Lahm, il gol assegnato forse a Salah, ma quel che conta è che la Roma è avanti, dopo 10 minuti, Roma 1, Bayern Monaco 0, gol carambolesco, l'ultimo tocco è di Martinez dopo la deviazione di Lahm che è andato a chiudere su Bacca. Nel migliore dei modi, perché con molta fortuna erano passati loro l'anno scorso. Riusciamo a trovare il gol del vantaggio. Martinez non ha mai segnato in questa Champions League. Il primo gol lo trova nella porta sbagliata. Il veterano dei bavaresi la va a mettere in mezzo. Benassia va a staccare, non trova la porta. Quindi l'apertura per Mohamed Salah che va a puntare Bernat. Salah vuole saltarlo, riesce a passare. Salah dal limite, prova a giro palo, poi Depay e Benassia in calcio d'angolo. Bellissima Roma stasera. Allora Nainggolan fuori per Bacca, che da lì può anche pensare al destro. Bacca calcia! Mamma mia! Carlos Bacca! Estasi totale all'Olimpico! 23 minuti, 2-0! Pazzesco!
Non ci credo, il Bayern Monaco completamente in bambola, non sono scesi in campo. E la Roma fa 2-0, meritando tra l'altro, perché giochiamo solo noi. Si è visto Bacca partire, attenzione al lancio di Manolas, con Lam che è in netto vantaggio. Lam però con un controllo rischiosissimo, sbaglia, attenzione, Bacca fino in fondo, di fronte a Neuer, Bacca al centro, per ancora Bacca, alla fine calcio d'angolo. Bernat, sempre Bacca lì, aggressivo il colombiano, Bacca alla fine gliela porta via. E allora attenzione alla Roma. Bacca si gira su Bernat, riesce a passare in qualche modo, poi si butta dentro, Bacca in porta! Neuer! Strepitoso Bacca! Intanto finisce il primo tempo, pazzesco questo primo tempo all'Olimpico, ma questa è la voglia di vendetta, di rivincita che avevamo, la stiamo mettendo in atto stasera. 7, sta ripartendo Palmieri, lo vede Ronaldo, e il pallone dentro per il brasiliano con Bacca e Depay che stanno partendo, ancora Palmieri col dribbling. Passa senza problemi Lam, scarica su Nainggolan, c'è cioè dentro De Rossi che attacca, occhio a Daniele che pensa al destro, calcia De Rossi! Daniele De Rossi! La Roma fa 3-0! Non ci voglio credere! Non ci posso credere! Roma 3, Bayern 0! È un massacro all'Olimpico! È un massacro! E mancano ancora 25, anzi 35 minuti al 90esimo! La mela. Ovviamente vogliamo solo far passare i minuti, ma qui va via con un grande numero Eric. Ancora la mela che rientra e viene messo giù. C'è spazio anche per qualche divertimento in questo finale di partita. Palla per Kanté, c'è Nainggolan solo in mezzo. Occhio a Nainggolan, il destro sul fondo. Mela. Gli danno spazio per avanzare. La mela sul sinistro. Calcia la mela, Neuer, poi Ronaldo. Non ci credo. Non ci credo. Vidal, ora è normale che il Bayern attacchi un po' di più, il sinistro da fuori di Asamoah, col pallone che torna, che termina, scusate, sul fondo, lo squillo dell'ex Juventino, e il Bayern Monaco che ovviamente ha provato ad accorciare le distanze in vista della partita di ritorno, ma per quello visto in campo non sarebbe neanche giusto, un 3-0 rende molto di più e rende più giusto questo trionfo della Roma, un trionfo meritatissimo che aspettavamo da 10 mesi, la Roma batte il Bayern Monaco per 3-0. Ma batte il Bayern Monaco in tutto e per tutto stasera. E adesso appuntamento tra una settimana con la sfida di ritorno. Sorprendente comunque la vittoria del Manchester City sul Barcellona. Questa sicuramente ci lascia più perplessi, nel senso che il Barcellona, almeno sulla carta, non devo dirlo io, era nettamente favorito. E invece la spuntata del City comunque all'Etihad. E quindi sarà importante vedere anche al ritorno come andrà la partita. Qui sto badando meno, sto dando meno attenzione ai giovani, perché chiaramente sono gli ultimi mesi di carriera, sono gli ultimi 2 mesi della carriera, e quindi ovviamente ci frega il giusto, perché se dobbiamo considerare tutto, anche Ronaldo e De Rossi in realtà hanno il contratto di scadenza. Pensiamo comunque all'Atalanta. Tra l'andata e il ritorno con il Bayern Monaco si pensa al campionato. Un'occhiata rapida alla classifica, alla fine ne mancano 7, la Roma è al comando saldamente, ma non troppo, quindi dobbiamo vincere e portare a casa aritmeticamente questo campionato, ovviamente non oggi, ma entro qualche settimana, per concentrarci in maniera fondamentale sulla Champions League. Oggi l'Atalanta, domani il Bayern Monaco, dopodomani la Lazio e poi la Juventus. È un periodo di big match, ma noi, la grande squadra, li affronteremo tutti al 100%. Lancio a cercare Szczęsny, col pallone che in qualche modo gli arriva, grazie a Nika che glielo consegna. Vuole tenere botta a Szczęsny e ci riesce. Occhio a Szczęsny in fondo, la mette dietro per Aubameyang, finisce giù, calcio di rigore. Questo c'è, non sono sicuro, eh. Perché secondo me va più sul pallone il giocatore dell'Atalanta. Rivedremo qui. No, no, prende Aubameyang. Ho sbagliato io, prende Aubameyang. Parte Aubameyang! Roma avanti all'Atleti Azzurri d'Italia e ritrova il gol Pierre-Emerick Georgi. Buon tentativo questo dell'Atalanta col pallone all'interno dell'area, calcio di rigore. Calcio di rigore per l'Atalanta. Ilicic, sinistro di Ilicic che si ferma e arriva la traversa. Non è gol. Io pensavo che fosse entrato quel pallone. Posso dire una cosa non molto professionale? Ma vaffanculo, va. Ilicic, rete 1-1, il pareggio è comunque arrivato. E anche Ricci che tra poco lascerà il campo. La Roma che passerà al 4-3-3. Saranno Kanté e Ucan. Eccolo Ricci.
De Sciglio. Poi a destra è scattato completamente fuori ruolo Cerny con al centro De Rossi. Cerny all'uno contro uno, rientra sul sinistro, poi aspetta Ricci, va dentro da De Rossi, posizione regolare. De Rossi al centro per Nainggolan! Calcio spettacolo 2-1 al 65esimo, grande gol della Roma. Attenzione ad Alessandro, pronto al traversone, torna all'indietro da Nika. Nika col sinistro che gira e grande gol. Questo devo dirlo. Mi è venuto proprio spontaneo, al di là del fatto che ne abbiamo preso un altro e siamo 2-2, quindi tutto da rifare. Però è impressionante il cross. Ha macinato quel pallone. Guardate come gira questo pallone. Poi a voi non fregherà nulla perché dite, ah, sì, ha preso il gol. Però ha girato tantissimo. E poi, vabbè, sicuramente Gomez di testa tra De Sciglio e Manolas si poteva anche evitare. Prova subito a partire sulla destra. Ancora il Coco che rientra, vuole infilarsi, si infila la grande, la mela. Ancora sul sinistro, vuole spazio per liberarlo. Calcio di rigore! Non ci credo! Calcio di rigore! No, questo lo batte la mela però. Di fronte a Viviano. La mela! Non sbaglia! E trova il primo gol in maglia giallorossa dopo il suo ritorno dal Tottenham. 3-2, ancora Roma in vantaggio in una partita infinita. Non c'è più tempo. Roma batte Atalanta 3-2. Altra rivincita se vogliamo, visto il pareggio dell'andata. Benissimo così. Siamo al 7 di aprile, siamo competitivi in tutte e tre le competizioni che stiamo disputando, e quindi la Champions League con un piede e mezzo in semifinale, il campionato con un piede e mezzo, anzi con mezzo titolo cucito sulla maglia, e la Coppa Italia con un derby di ritorno in cui siamo leggermente favoriti, ma lo scopriremo tra poco. Dall'Allianz Arena di Monaco di Baviera, Bayern Monaco contro Roma, il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Questa, signore e signori, sarà la partita della consacrazione per la Roma, o meglio, potrà essere la partita della consacrazione. Non abbiamo una grande tradizione a livello internazionale, a livello europeo, in Champions League. La Roma è una squadra che noi conosciamo e che si è sempre fatta riconoscere per arrivare sempre al punto del salto di qualità e poi fallire miseramente. E quindi secondo questa teoria questa sera perderemo 4-0. Secondo me invece non sarà così, perché siamo preparati, perché conosciamo il nostro avversario, perché possiamo dimostrare che quest'anno i più forti siamo noi. Per Douglas Costa sul sinistro, poi Götze calcia con deviazione, calcio d'angolo, si affaccia il Bayern Monaco, ma è normale, dobbiamo amministrare i 3 gol di vantaggio e poi punirli in contropiede. Florenzi prova a recuperarlo, Vidal gli fa sentire il fisico, quindi Bieler dentro il pallone per Bernat, Dragoschi con un grande miracolo. Benassia. Occhio a Nainggolan che è lì a pressare, può mandare in contropiede da Roma. Allora il suggerimento per Depay con Benassia che prova a rinvenire. È velocissimo però l'olandese che ci è già arrivato e va a puntare Martinez. Fino in fondo Depay, Depay sterza, calcia in porta! È il gol della tranquillità di Memphis Depay che zittisce l'Allianz Arena. E vi faccio sentire il silenzio. Vi faccio sentire il silenzio. Bayern Monaco 0, Roma 1 al 40esimo, 4-0 totale. Finisce qui il primo tempo, a 45 minuti dalla fine dei quarti di finale, la Roma è saldamente al comando di questa sfida. Bieler che salta anche Manolas, prende il fondo ma in mezzo non c'è nessuno. Bieler ancora, la mette perché sta arrivando Costa, che fa 1-1 il pareggio di Douglas Costa, il Bayern è vivo. A un DT. All'indietro da per Dragoschi che sbaglia, attenzione, 2-1. A un quarto d'ora dal termine, 2-1, ingenuità di Dragoschi che in realtà non riesce a controllare un pallone che gli è stato servito male da Umtiti perché gli ha calciato un missile sul piede. Rivediamo. Dragoschi ha controllato male, ok. Florenzi non se l'aspettava, ovviamente. Griezmann ha fatto 2-1. Dentro da Costa, è scoperta la Roma. Samoa di fronte a Dragoschi, l'ha presa Emerson. Attenzione ragazzi, però, ok tutto. Ma comunque non meritiamo di perdere con vari gol di scarto, ma siamo semplicemente distratti adesso. Dopo 12 mesi, dopo tanta sofferenza, ha tirato fuori gli attributi, ha vinto 3-0 all'Olimpico, ha perso qui, ma passa e andiamo in semifinale, signori, a casa il Bayern Monaco. Abbiamo meritato e ci siamo qualificati. Adesso siamo tra le migliori 4 squadre europee. Abbiamo pareggiato, come l'ho fatto nella passata stagione, ma vogliamo fare di più. Questo è il tabellone completo della Champions League, quindi evitato il pericolo Lazio, che un po' mi dispiace, però neanche tanto, perché io avrei preferito incontrarli eventualmente in finale, e ve l'ho anche detto nello scorso episodio.
Ammetto che un po' sono rammaricato, sì, perché volevo veramente incontrarli in finale. Comunque, avremmo il Chelsea e quindi, passando eventualmente il turno, in finale affronteremo una tra City e Arsenal. Comunque, a parte la Roma, tutte inglesi, altra chicca interessante. Le inglesi che ultimamente soffrono tanto a livello, di Champions League, quindi ovviamente è una cosa positiva, soprattutto per loro. Noi siamo tecnicamente gli sfavoriti, cioè l'Italia è sfavorita perché c'è un'italiana e tre inglesi, però, chissà. Chissà, non si sa mai. E allora, passiamo a parlare della partita contro il Palermo. Prima però facciamo un salto in ufficio perché ci spostano la partita perché appunto ci hanno sorteggiato le sfide contro il Chelsea e vediamo un po' come ce le hanno sorteggiate. Allora, la prossima sarà Roma-Palermo, se non sbaglio, sì, Roma-Palermo. Poi affronteremo la Lazio, la Juventus viene anticipata perché poi c'è il Chelsea. Quindi direi che per questo episodio, signore e signori, io vi porto ancora tre partite, quindi Palermo, Lazio e Juventus, perché poi nel prossimo episodio, dato che a maggio ci sono solamente tre partite, che ora sono diventate quattro col Chelsea, vi porterò appunto la semifinale. Non è bellissimo portarvi sia quarti di finale che semifinale in un episodio solo, perché comunque diminuisce la suspense e tutto quanto. Senza però perderci in chiacchiere, perché sennò finisce tra un'ora e mezza questo episodio, siamo a più 9 dalla seconda che la Juventus. Io ho visto un'altra cosa in Coppa Italia, ma la vediamo dopo, quando giocheremo con la Lazio. Intanto andiamo all'Olimpico e battiamo il Palermo. Quindi apertura dalle parti di Eric Lamela, Roma che vinse 1-0 all'andata. Adesso Lamela. In qualche modo si infila, Lamela fino in fondo, Lamela giù, calcio di rigore, strepitoso Lamela. È pronto Eric dal dischetto, di fronte a Sorrentino, che comunque è un pararigori. E il Coco Sorrentino! La mela l'ha visto Florenzi, grande palla per la mela, la torre splendida per Aubameyang, Sorrentino! Alla fine il suggerimento per Quaison, in area di rigore, Quaison la gira in porta e poi Dragoschi la tiene lì, non si sa come. Poi Florenzi ci mette anche la testa, palla verso Salah, grandissima giocata di Salah che è riuscito a passare. Salah fino in fondo, in area di rigore, al centro, poi De Rossi e la Roma in vantaggio col gol di Daniele De Rossi. Che si è trovata lì in mischia e alla fine con il sinistro la mette alle spalle di Sorrentino. Sta segnando tantissimo in questa stagione De Rossi. Lui il cross arriva lo stesso. Arriva anche l'1-1. Uscita pessima da parte di Dragoschi. E pareggia Jurevic al 39esimo minuto del primo tempo. L'ultima partita casalinga. Vinta al 93esimo col gol di Aubameyang su assist di Ronaldo. Adesso proprio Ronaldo che rientra, ha messo Odegaard dalla parte opposta. Grande palla per Odegaard all'interno dell'area, calcio in porta! Martin Odegaard fa impazzire l'Olimpico e riporta in vantaggio la Roma. Un assist al bacio di Cristiano Ronaldo. Roma 2, Palermo 1. Ovviamente la farà terminare l'arbitro, giocata di Memphis. Allora facciamo che la fa terminare. Depay va da solo, vuole andare in porta, vede anche Lamela, lo serve, Lamela, chiuso, ancora, Lamela, Sorrentino, Lamela! Alla fine ce la fa! 3-1, proprio lui, proprio contro il Palermo. Trova il primo gol su azione, nella stessa porta di tanti anni fa. E poi tanti si fa per dire, però avete capito, era l'ottobre 2011. Adesso siamo comunque a distanza di 7 anni, 6 e mezzo, Lamela, secondo centro stagionale in campionato, 3-1 della Roma, ha sbagliato il rigore nel primo tempo, si è rifatto al 90esimo, finisce qui con la Roma che batte il Palermo. Ed ora ovviamente possiamo mettere la testa sul derby perché siamo leggermente favoriti, dato l'1-1 dell'andata ci basterebbe lo 0-0, fidatevi che non finirà mai 0-0 questa partita, perché comunque sì, è un derby come al solito, ma ovviamente anche perché nessuna delle due squadre giocherà per lo 0-0, questo ve lo posso assicurare. Nelle ambizioni della Roma c'è un sogno chiamato triplete e passa da qui, dal derby, dall'ennesimo derby di questa nostra avventura sulla panchina della Roma quest'anno su FIFA 16, passa dalla semifinale di ritorno. Dobbiamo vincere anche se ci basta lo 0-0 per dimostrare comunque di essere superiori e dimostrare di meritare il passaggio del turno, perché non si parla di un ottavo di finale o di un quarto di finale, si parla di una semifinale. Dobbiamo andare in finale, dobbiamo andare a giocarci la vittoria, a contenderci la coppa ad aspettarci, ci sarà come 12 mesi fa, la Juventus. Sappiamo com'è finita, sappiamo che non vorremo che finirà nello stesso modo, ma intanto pensiamo a mandare a casa i nostri cugini. Kanté allarga per Mohamed Salah. Doppio passo.
Ma via Subrafide, si fa vedere anche Bacca, servito benissimo da Sala. Attenzione a Bacca che gioca dentro per Aubameyang, la palla resta lì e basta, lo allontana. Roma che è partita in sesta. Vuoto Scerni, attenzione a Rozzi, in area di rigore, riesce a mettere dentro John. Poi Kanté riesce con un grandissimo numero a passare su Carvaglio. Mette fuori Scerni, ma la palla è buona per Gentiletti al limite. Va da Parolo, vuole calciare Parolo sul fondo di un nulla. Giorgevic all'uno contro uno con Magir. Giorgevic in porta, John decisivo. Palla in calcio d'angolo. Bacca vede Kanté, lo serve benissimo. C'è anche Sala dentro, servito Sala al volo. Marchetti con una parata super. John però a recuperare il pallone ci riesce anche. Scerni mette in movimento Kanté, può provare il destro da lontano. Un bolide di Kanté che spaventa la Lazio. Marchetti in angolo. Scerni fuori per Kanté che vorrebbe riprovare sempre col destro. Riprova Kanté! Kanté! Mamma mia! 1-0! Che gol! Nel derby ha fatto un gol del genere Kanté! Questo è un pazzo! Questo è un pazzo! Calcio d'angolo poco fa è arrivato il gol del vantaggio. Ora però non c'è la possibilità di prima. C'è il cross di Scerni. Allora verso Bacca che prova a girare. Incredibile! Carlos Bacca! Ma dov'era Marchetti? 2-0. La Lazio va a casa. Come all'andata? Furga! Carlitos Bacca! Roma 2, Lazio 0. Ma voglio rivedere perché il pallone al limite girava e Bacca ha fatto una genialata perché l'ha girata in porta con Marchetti che stava andando dalla parte opposta. Perché? Il cross 2-1. La Lazio accorcia le distanze e ora rischiamo. Ha segnato Perea. E quindi la Roma è in finale di Coppa Italia contro la Juventus o il Milan. Dipende perché ovviamente la Juventus aveva vinto all'andata contro il Milan per 2-1. Non so come sia finita al ritorno, ma quel che conta è che la Roma stasera elimina la Lazio. Sì, si sa, il 3 giugno. La finale di Coppa Italia. Allo Stadio Olimpico c'è Roma Juventus. E sapete cosa vi dico? Che mi viene anche da ridere. Io spero che Rudy Zlatan stia guardando questo video. Perché la tradizione, ne parlavamo a inizio stagione, è un qualcosa che non ha deciso nessuno. Le cose sono andate in un certo modo. Però sapete che vi dico? Che vincendo si cambia il destino. Bella, regà.